città, che quando ha grossi progetti, come è stato il Core, come è stata la stazione di Padana, come è l'università, ha la sua autonoma e storica professione a lavorare insieme e a costruire una grande condivisione nell'accompagnare questo percorso. Non è scontato che comunità di origine straniera, ancorché insediate da tempo alla Giulia, possano, come dire, lo dico singolarmente, salire a bordo di un modo di fare, di un modo di essere della città. E penso che questo sia il vero valore del passaggio di oggi, che è qualcosa che va ben oltre all'importanza comunque decisiva, non certo significante, del contributo economico e dell'assegno che ci viene consegnato. Io mi fermerei qui perché credo che nella giornata di oggi sia molto importante che anche tutti gli altri presenti a questo tavolo, io mi ritrovo più importante e meno autorevole contributo al momento. Grazie. A nome dell'associazione AICE vorremmo ringraziare il Comune di Reggio Emilia per averci dato la possibilità di contribuire alla realizzazione di un progetto MIRE. Questo spazio in costruzione zona ospitale di Reggio Emilia sarà struttura che non andrà solo ad ospitare mamme e bambini e italiani, ma anche tante altre persone provenienti da diversi paesi, da diverse etnie. La cura della donna e del bambino è sinonimo di crescita e di educazione, e un migliore spazio dedicato a loro vuol dire maggiore integrazione sociale e accoglienza. La nostra associazione è nata nel 2017 con lo scopo principale della promozione e integrazione culturale, con agevolazione dei rapporti economici e scambi commerciali delle imprese cinesi presenti in regione. In questi anni abbiamo operato attivamente nell'ambito della cultura, dell'istruzione, del turismo e del commercio e anche dello sport. Ma fino ad oggi i nostri eventi erano prevalentemente rivolti alla comunità cinese residente in Emilia-Romagna. E siamo entusiasti, cioè, della nostra partecipazione al progetto MIRE, perché questo piccolo passo rappresenta per l'associazione AICE un slancio solidale di partecipazione, cominciando così ad estendere il nostro sostegno anche verso la comunità italiana locale, che ci ha sempre accolti con sincerità e rispetto. Grazie.